La tragica dinamica della strage di Altavilla, scoperta nella notte tra sabato 10 e domenica 11 febbraio nel Palermitano, continua a svelare dettagli agghiaccianti. Antonella Salamone, 42 anni, e i suoi figli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni, sono stati brutalmente uccisi dal marito Giovanni Barreca, 54 anni, e dai complici Sabrina Fine e Massimo Carandente, rispettivamente di 42 e 51 anni. Il 54enne e i due complici sono attualmente indagati per omicidio, occultamento di cadavere, in seguito alle torture e violenze inflitte alla famiglia Barreca. La figlia maggiore di 17 anni è l'unica sopravvissuta e ha raccontato che gli indagati avrebbero organizzato un rituale per liberare la famiglia dal presunto possesso demoniaco. Le vittime sono state sottoposte a giorni di esorcismo durante i quali hanno subito torture e maltrattamenti. L'autopsia sui resti carbonizzati della madre ha confermato le violenze, rivelando l'uso di un asciugacapelli rovente, attrezzi da camino incandescenti e una padella, tra gli altri strumenti, durante l'agonia dei due fratelli. La giovane sopravvissuta ha raccontato che il figlio più piccolo è stato costretto al vomito con l'iniezione di caffè amaro, mentre Kevin è stato legato e soffocato con catene. La figlia ha assistito impotente alle torture subite dalla madre, testimoniando l'agonia della donna maltrattata con un phon, una padella e una pinza da camino. La madre avrebbe cercato di chiamare i carabinieri, ma il suo cellulare le è stato sottratto. La terribile vicenda continua a sconvolgere, mentre gli inquirenti proseguono le indagini per far luce su questo atroce crimine familiare.